Stefano, ciao Buongiorno. Francesca. Ciao, buongiorno. È un piacere conoscervi e scambiare quattro chiacchiere con voi su Costas. Grazie. Stefano, parto da te. Nel campo del giallo, Costas si può definire come il corrispettivo greco del commissario Montalbano. Come ti senti nell'approcciare questo ruolo e questo titolo alla luce di questa considerazione? Diciamo che non amo molto i paragoni in generale, e in questo caso ancora di meno perché mi avete coinvolto. E credo anzi nell'originalità del progetto, anche a difesa non tanto nostra di averlo fatto adesso, quanto di Petros Markaris che lo ha scritto nel 95, cioè un anno dopo il primo romanzo che è stato scritto in cui appare il commissario Montalbano. Quindi diciamo che Montalbano è Montalbano e ha fatto il suo, noi proviamo a fare il nostro e ci si vuole tanto bene, ma non è uno scontro, non è neanche un paragone per quanto mi riguarda. No, no, ci mancherebbe. Francesca, invece, i vostri due personaggi, Costas e Adriana, sono sposati e hanno un rapporto abbastanza particolare. Il loro motivo di screzio principale è il cibo, ma quali sono gli altri motivi per cui si punzecchiano? Ma diciamo che è stato molto semplice mettere insieme e in scena una complicità e un'intimità che appartengono al nostro rapporto di amicizia nella vita reale. Credo che passata una certa quantità di tempo che tu vivi insieme, e Stefano che è sposato da molti anni potrà confermare, gli elementi che tengono insieme una coppia non sono quelli che tengono insieme una coppia all'inizio, sono chiaramente la comunicazione, sono l'empatia, la capacità di sostenersi, di parlarsi. E anche i giochi che si fanno insieme, quindi diciamo che ad Adriana e Costas piace punzecchiarsi, quindi non c'è un qualcosa su cui si punzecchiano su tutto, è la loro modalità fondamentalmente di interazione, cioè la provocazione, il conflitto finto che poi si traduce come nelle migliori coppie nel fare l'amore o nel fare pace o nel mangiarsi il piatto cucinato da Adriana insieme o... E quindi si crea dentro questo un turbine che mantiene vivo il rapporto. E Stefano è il padre di Costas, col quale lui ha un rapporto molto complesso, non ha mai quasi accettato questa figura. Tuttavia, nel corso della serie emerge anche un lato più umano di suo padre. Cosa può anticiparci? Beh, possiamo dire che siamo sicuramente il risultato di ciò che noi siamo come persone, ma di ciò che ci hanno lasciato le persone che ci hanno generato. Quindi sicuramente in Costas qualcosa di Stefanos c'è e forse questo suo essere ruvido, questo suo essere così burbero deriva anche da questa educazione molto molto dura, molto violenta a cui lui è stato esposto. Quando Costas diventa grande, prende le distanze da questo padre, quindi forse smette di conoscerlo, smette di indagare su di lui, smette di scoprire lati del suo carattere che non conosce perché sa che è quella roba lì di cui ha il rifiuto e magari invece durante la serie poi scoprirà, avrà delle sorprese per cui potrà riconsiderare alcune cose della figura paterna, che è quello che succede magari quando si ha un rapporto molto difficile con un genitore e questa distanza che si crea così da piccoli impedisce poi di conoscersi profondamente e spesso impedisce anche di perdonarsi perché non si è avuto il tempo di trovare dei motivi per quel perdono. E Francesca, viaggiando con la fantasia, se noi immaginassimo questa fiction senza il personaggio di Adriana, secondo te nella vita di Costas ci dovrebbe comunque essere una figura femminile per rendere questo racconto più completo? Beh, assolutamente sì, nel senso che tutto nella vita è polarità. Se non ci fosse una figura femminile, ci vorrebbe la sua parte femminile che in qualche modo si mostra. Cioè, nella vita siamo ognuno di noi maschile e femminile e queste parti si manifestano in misure differenti, ma sono entrambe fondamentali per l'equilibrio, della nostra vita. Ho un'ultima domanda per entrambi. Cosa augurate a questa serie? Magari di proseguire eventualmente con una seconda stagione? Sicuramente sì, diciamo che io spero
che questa serie generi nel pubblico l'amore con il quale è stata fatta. Io spero che qualcuno la prossima volta dica: parliamo di questa nuova serie come il nuovo commissario Costas. Questo è l'augurio che faccio a Stefano e a noi. Giusto. Vi ringrazio grazie e vi auguro in bocca al lupo per il debutto. Grazie, Crepi. Viva, non so più come si dice. Viva. Viva il lupo.